Oggi ci troviamo nelle aperte campagne fanesi per parlare di un amico a quattro zampe. Lui è Thor, un bellissimo cane di 6 mesi che viene però da una situazione particolare. Qual è la sua storia? Purtroppo ho dovuto subire un cambio famiglia per via di un femminicidio che è successo qua nelle zone. E purtroppo Thor, essendo un cagnone, non è così facile trovargli famiglia. Cerchiamo in tutti i modi di far conoscere la sua storia, perché è davvero una storia triste e avrebbe bisogno di tanto amore e tanto affetto, quello che proviamo a dargli in questo momento evitandogli il canile. L'ho accolto nella mia famiglia con le mie bimbe, il mio cane. Purtroppo questa non è la mia casa, ma oggi siamo qua, vivendo in appartamento piccolino. Sono consapevole di non poter tenere Thor, altrimenti sarebbe rimasto anche con noi. Facendolo valutare da volontarie cinofile, da esperti, riconosciamo che è una razza comunque che non può stare solo in appartamento, ma per lui sarebbe il massimo trovare una famiglia che lo tiene sia in casa che un po' fuori in giardino. Sicuramente è un cane buonissimo, rispetta i bambini, ha una grande pazienza, si fa accarezzare da tutti, non ha problemi con le persone, però riconosciamo che essendo un incrocio tra un pastore dell'Asia centrale e un meticcio, sicuramente ha un'indole diversa da un cagnolino. Quindi un'adozione consapevole per lui e soprattutto che non venga tenuto in giardino solo a fare la guardia, perché non se lo merita, è troppo dolce. E quindi proviamo a cercargli famiglia. E invece, per chi fosse interessato, come può contattarvi? Noi in questo momento ci appoggiamo a OIPA, dove infatti metteremo anche un IBAN sul quale si possono fare delle donazioni per lui, cercando di evitargli il canile e cercando di farlo visitare in tutto e per tutto, proprio perché la famiglia che lo accoglie saprà che cosa va incontro. Quindi ci teniamo che sia tutto regolare e che non venga preso da una famiglia che dopo 2 anni ce lo ridà. Quindi siamo molto attenti su questo, sulle adozioni lo stesso, siamo tanti ragazzi che collaboriamo, ognuna con il suo ruolo. Comunque con OIPA siamo sicuramente aiutati anche da loro e vi lasceremo un IBAN sul quale, se volete, potete farci dei bonifici per aiutare le sue cure, i suoi momentanei stalli, visto che non vogliamo mandarlo in canile, ma vogliamo trovargli una famiglia.